Già nell'introduzione erano state chiarificate le due coordinate essenziali della coscienza. Da un lato, cartesianamente, la coscienza di essere è l'essere della coscienza. Tuttavia, aggiungeva Sartre, la coscienza, in quanto essere, implica un essere diverso da sé. Ed io sono dunque le mie possibilità. Si torna perciò a discutere sul cogito pre-riflessivo. Cartesio era passato bruscamente dal pensare alla res cogitans, cadendo dunque nel sostanzialismo. Husserl, al contrario, si è fermato come canta alla coscienza ed è quindi più un fenomenista che un fenomenologo, secondo Sartre. Heidegger, dal canto suo, per evitare il fenomenismo, va direttamente all'analitica esistenziale senza tematizzare il cogito, la coscienza. Quello di Heidegger sembra dunque essere un progetto senza coscienza. È tuttavia del tutto valida l'analisi heideggeriana dell'autocomprensione umana come proiezione progettuale, un lascito che Sartre quindi riconosce pienamente e che diventa, riformulato e approfondito, la chiave di volta del suo esistenzialismo. Tuttavia, precisa Sartre, riecheggiando l'insegnamento spinoziano di Alain, la coscienza si accompagna alla comprensione. In caso contrario, il soggetto comprendente diverrebbe una cosa, un pezzo dell'in sé. Occorre quindi riprendere il discorso sulla coscienza non tetica di sé, ovvero preriflessiva. Si ribadisce che l'essere è pieno assoluto, assenza totale di nulla, identità totale. La coscienza invece non coincide con se stessa. Non solo la coscienza è sempre duale, è un riflesso di sé. Spinoza ed Hegel hanno cercato di uscire da questa dualità, l'uno col primato della riflessione sulla coscienza, ma perdendo così la coscienza, l'altro con la sintesi dialettica che però è impersonale. La coscienza è invece soggettiva e il fondamento ontologico della coscienza è la presenza a se stessa. Ciò significa anche che essa non è del tutto se stessa. La presenza comporta infatti la separazione. La filosofia ha invece tradizionalmente elevato la coscienza a una pienezza pomposa di sé a cui sfugge la vera realtà della coscienza stessa. Questa separazione è però fatta di niente. Niente può infatti separare la coscienza di credere, ad esempio, dal credere stesso. Questo niente è il nulla, che non può essere colto meglio nella sua purezza che nella coscienza. Il per sé è dunque l'essere che si proietta nell'esistenza in quanto non può coincidere con se stesso. Ora il nulla non può essere trovato come l'essere, evidentemente. Il nulla è sempre un altrove. È l'obbligazione di inconsistenza ontologica che incombe sul per sé. Un'inconsistenza interna alla coscienza e che non rinvia ad un altro essere. Sartre lo denomina l'atto ontologico. Avvenimento assoluto che non ha essere, ma è sostenuto dall'essere. Il nulla è l'unica possibilità dell'essere, che appare soltanto attraverso l'atto che lo realizza. Atto compiuto da un essere singolo, la realtà umana o Dasein, esserci. Tuttavia il per sé è. È un avvenimento. È gettato nel mondo in una situazione. È totalmente contingente. Il che vuol dire che la sua presenza nel mondo non è fondata da lui. Il per sé non fonda il proprio essere, ma fonda quindi il proprio nulla. Questo percepirsi come non fondati da sé, questa precarietà, sta a ben vedere alla base del cogito e dell'autofondazione cartesiana, che infatti ha bisogno poi di Dio per completarsi. Ma anche Dio, dice Sartre, è contingente in realtà. Autocrearsi significa anche sdoppiarsi. E quindi in parte nullificarsi. Una parte di me dovrebbe fondare me, quindi scindere l'unità e l'integrità di me stesso. Per cui Dio assomiglia molto all'uomo, al per sé, dice Sartre. E comunque né la prova ontologica né quella cosmologica riescono a sanare la contingenza umana, poiché sono solo elucubrazioni logiche che non toccano i fatti e non possono fare di Dio la ragione della contingenza umana. Tantomeno in quanto tesi generali spiegano la singolarità che si incarna in un individuo umano. A differenza tuttavia di quanto afferma Heidegger, che associa la consapevolezza della propria contingenza alla colpevolezza che apre alla autenticità, Sartre scarta questo residuo teologico e afferma che capire che siamo contingenti e ingiustificati non ha il sapore di una colpa ma al contrario di una salvezza, si potrebbe dire. L'essere in sé, lo chiamiate natura, Dio o altro, pare qui dirci Sartre, è, e come dimostrò Parmenide, non può che essere. Si tenga anche conto che un importante filosofo francese del primo novecento, Meyerson, aveva elaborato una nota epistemologia a base neo-eleatica che sicuramente ha influito sulla visione sarfriana dell'essere in sé. Tuttavia, l'in sé, contingente anch'esso, degradandosi in nulla, cioè in coscienza, riconquista se stesso, scrive Sartre, che aggiunge: Il per sé è l'in sé che si perde come in sé per fondarsi, per costituirsi come coscienza. Addirittura, per Sartre, il per sé è l'unico fondamento che vi sia, poiché almeno fonda il proprio nulla e così crea dal nulla. Vi è quindi chi ha sostenuto, ironicamente, che in Sartre l'uomo, un Dio minore, ha sostituito il Dio di cui non si può pensare il maggiore della tradizione. In realtà ciò non rende la coscienza divina nel senso tradizionale del termine, poiché che esista la coscienza, invece che soltanto un infinito e puro in sé, questa è una pura contingenza. L'in sé, l'essere oggettivo dunque, non può aggirare la propria contingenza. Può fondare attraverso la coscienza il proprio nulla, ma non può fondare il proprio essere. È anche vero, come sostengono le interpretazioni materialistiche di Sartre, che, come abbiamo appena detto, la coscienza nasce dall'in sé e ne è quindi una parte, sebbene specialissima. La filosofia di Sartre va pertanto definita un materialismo umanista. In una nota, infatti, Sartre precisa che non vi è un rapporto dialettico con relativa sintesi chiarificatrice tra l'in sé e il per sé, come da lui concepiti. Una delle ragioni è che le due realtà non stanno sullo stesso piano e quindi non si oppongono, poiché il per sé manca dell'in sé, mentre l'in sé contiene il per sé. Il per sé, precisa Sartre, non è una tesi dialettica. Ma una di quelle realtà che Kierkegaard definiva ambigue. Resta che il per sé è anche fatticità, dice Sartre, usando una terminologia heideggeriana, ma mutandone alcuni aspetti teoretici, nel senso che la vita non è una pura commedia, poiché, scrive Sartre, il per sé, pur scegliendo il senso della propria situazione e pur costituendosi come il fondamento di se stesso in una data situazione, non sceglie la sua posizione. Noi siamo pienamente responsabili e totalmente ingiustificati. Sappiamo che siamo qui per niente, che siamo di troppo, nel senso che il per sé rimane contingente e inessenziale in rapporto all'in sé. Ora, la fatticità del per sé non è un dato, una resistenza di fatti, poiché è un elemento del cogito preriflessivo. È vero che, dirà Sartre altrove, non si cambia mai di classe sociale, ma la fatticità non è né trasparente né compiuta, è sempre costruita liberamente e riesaminata. È un'indicazione personale che ci diamo, un coacervo di motivi, quella che Husserl chiamava la necessità di fatto. La coscienza può fondarsi come tale, cioè come esistenza, ma non può fondare la propria presenza nel mondo. Vale a dire che il per sé si costituisce come essere difettoso, che si contrappone all'in sé e alla sua pienezza d'essere. Si tratta tuttavia di una negazione che non è estrinseca, ma intrinseca, di cui la manifestazione più pura è la mancanza. La prova migliore della mancanza come essenza dell'uomo è la pervasività e la natura eminentemente umana del desiderio. Qui Sartre mostra di seguire la teoria del desiderio di Platone e di Schopenhauer. Il reale è privo di desiderio, anche se considerato sotto l'aspetto del conato, che è una semplice successione evolutiva di stati, mentre il desiderio li richiama, li vuole. Il desiderio è la trascendenza stessa dell'altro, mancanza d'essere. In buona sostanza c'è qui un gioco triangolare tra esistente, mancante e mancato. Ciò che manca, l'esistente, è mancante in vista di una totalità che comprende il mancato. Le braccia mancanti della Venere di Milo non erano tali quando lo scultore la fece, oppure il coraggio può mancare ad un uomo che dovrebbe averne. Se si guarda all'uomo il suo senso è dato appunto come essere un in sé mancato. Tale senso è pura assenza e non va confuso con la fatticità, che è, come abbiamo visto, incompiuta e riassorbita nel per sé. La realtà umana, scrive Sartre, è il proprio superamento verso ciò che le manca. Essa si percepisce come essere incompleto da sempre. Dunque il per sé gettato nel mondo, nella propria fatticità, si percepisce poi come essere incompleto da sempre. Il trascendente verso cui tende il cogito non è Dio, ma se stesso come totalità. Una totalità irraggiungibile, però, che se realizzata, tra l'altro, annullerebbe il per sé. La tensione trascendente del per sé è perciò una sconfitta, sotto forma della sintesi impossibile tra in sé e per sé. Tensione che in questo modo mantiene però in vita il per sé. Dio non è altro che questa totalità umana falsamente concepita come trascendenza al di là del mondo. E l'uomo reale è dunque di converso inevitabilmente coscienza infelice, poiché ossessionata da questa totalità che egli è, senza poterlo essere davvero. Questa totalità irrealizzabile, ovvero il sé, una presenza fantasmatica che circonda la coscienza, dice Sartre, non è qualcosa che stia di fronte oggettivamente alla coscienza, o che essa ponga, o a cui dia un senso, ma è tale totalità che al contrario la segna come il suo stesso senso d'essere. Sorge assieme alla coscienza, senza di essa la coscienza non sarebbe coscienza. È dentro e fuori della coscienza, è la trascendenza assoluta nell'immanenza assoluta. Non vi è priorità tra i due elementi, ma essi procedono sempre assieme. Ora spiega Sartre la coscienza reale e individuale posta in una data situazione concreta. Anche la totalità concreta ha queste caratteristiche. L'essere del sé è dunque definibile come valore, poiché il valore è così, è incondizionatamente e non è. Se infatti lo si considera una forza reale che condiziona gli uomini, come fa la sociologia, esso infatti non è più un valore. Se all'opposto lo si idealizza eccessivamente, lo si vanifica. Il valore nasce con l'uomo è questo tendere del per sé a superarsi. Di più, è il superamento di tutti i superamenti. È il mancato, non il mancante, dice Sartre. È il perché la coscienza esiste. Ma non nel senso che il valore esista prima della coscienza, in quanto esso è posto dalla libertà nullificante della coscienza. Il valore è dunque posto dalla libertà, che perciò lo relativizza. Sartre lo chiama, con un ossimoro, una libera e assoluta necessità. Non si tratta di un porre vero e proprio, però, poiché il valore è consustanziale alla coscienza, è spontaneo, potremmo dire. È la riflessione, che successivamente fissa i valori consapevoli. Per quanto riguarda l'analisi della intersoggettività valoriale, qui Sartre rimanda all'analisi che condurrà nella terza parte del testo. Tornando al per sé, il mancante specifico di ogni per sé è il possibile. Il per sé, scrive Sartre, non può apparire senza essere pressato dal valore e teso verso i propri possibili. L'analisi sartriana del possibile segue in una certa misura la critica bergsoniana alla concezione razionalistico-deterministica che ne avevano dato Spinoza e Leibniz. Sartre dice che, in fondo, le concezioni dei due autori moderni coincidono, rendendo il possibile qualcosa di soggettivo. La misura della nostra ignoranza in Spinoza o della mancata scelta divina di fare che il possibile sia Leibniz. Il possibile, per Sartre, è e scrive, una proprietà concreta di realtà già esistenti. Non si tratta della potenzialità aristotelica che Sartre qualifica come magica. Il possibile non è anteriore al reale o al vero. Se ci si riferisce all'in sé, la potenza non esiste e ogni stato della materia è un atto deterministicamente causato, come giustamente la scienza ci spiega, in quello che Sartre qualifica come il tentativo da essa condotto con successo per disumanizzare il mondo. Il possibile è umano, non nel senso di visione soggettiva, ma come un'opzione, un diritto surreale. La realtà umana è tale poiché opziona necessariamente il proprio essere. Essa è un altro aspetto della nullificazione dell'in sé da parte del per sé. L'essere nel quale, scrive Sartre, nel suo essere si fa questione del suo essere e necessariamente le proprie possibilità. Una fuga verso un senso che è inafferrabile: il possibile è il per sé mancante. Sartre decide di nominare circuito dell'ipseità il rapporto del per sé con il possibile. E mondo, la totalità dell'essere che fa da sfondo alla possibilità. Il possibile non è un essere dunque, ma una mancanza di essere che si possibilizza, un nulla che schematicamente viene localizzato oltre il presente. A questo punto Sartre. Ricorda i risultati raggiunti nelle opere fenomenologiche precedenti, in particolare la non appartenenza dell'ego al per sé, dunque la sua trascendenza. L'io precede infatti la coscienza come una sorta di oggetto di in sé. È però la coscienza che, in quanto radice della personalità individuale, permette l'apparizione dell'ego. Dunque a questo punto il soggetto sartriano si presenta come tridimensionale: l'ego la coscienza è il sé irraggiungibile. Il rinvio è perciò la struttura del per sé. Scrive Sartre: il per sé è laggiù, fuori tiro, nelle lontananze delle sue possibilità. Un secondo aspetto essenziale della persona è l'ipseità, o libero rapporto con sé. Il mondo è mio, in quanto correlativo in sé del niente, l'ostacolo necessario al mio possibile. Le tre dimensioni si tengono tutte e nessuna può stare senza l'altra. Tutto ciò si gioca inevitabilmente nel tempo e la realtà umana coglie se stessa come temporale. Occorre dunque condurre una disamina della temporalità per chiarire ulteriormente il per sé. Le tre dimensioni del tempo sono momenti strutturati di una sintesi originale, una totalità che dà senso alle sue componenti. In caso contrario si andrebbe incontro a quella che già Sant'Agostino presentava come la dissoluzione paradossale del tempo in un passato e futuro che non ci sono e in un presente che fugge. In ogni caso un'analisi fenomenologica preliminare delle componenti temporali si impone. Quanto al passato, questione fondamentale per ogni teoria della memoria, la soluzione bergsoniana e psicologica di renderlo presente sotto forma di sopravvivenza o traccia attuale è insoddisfacente. Da un lato non ci sarebbe modo di distinguere davvero tra la traccia e il passato. Come Sartre aveva dimostrato ne L'Imaginaire di qualche anno prima, essendo impossibile distinguere tra la percezione e l'immaginazione, se si fa di essa una percezione che ritorna nella mente. Sartre non nega l'esistenza di meccanismi cerebrali e psichici legati a queste produzioni mentali. Ma ciò che sfugge agli studi su questi processi è il senso complessivo del ricordo e il suo rivolgersi al passato in quanto tale, ed essi, tendono a ridurre l'uomo al suo solo presente, una sorta di isola del presente. Fa bene Bergson, in una visione parzialmente diversa, a compenetrare passato e presente in una unità organica, ma egli non la spiega. L'errore comune a queste dottrine è di considerare il tempo come una realtà obiettiva, intramondana, un in sé. Ma l'in sé non ammette passato per la sua compattezza, non fa differenza tra non è e non è più. La soluzione sta nel ricondurre il passato al mio passato, come rapporto ontologico fondante. Il passato è una trascendenza all'indietro del mio presente. Il passato è di qualche cosa o di qualcuno. Ci sono dei passati. E tutto ciò che è nel tempo esiste realmente, sebbene in forme diverse. La relazione è così forte che il presente non può esistere senza stare nel passato. Anzi, il per sé e solo lui, Deve essere anche un passato, ne va di lui stesso. Il tempo è quindi solo umano. Con me il mio passato fa parte del reale, non perché me lo immagino, ma in quanto io sono il mio passato. È quello che devo essere, ma senza la possibilità. Se ne può cambiare il significato, grazie al suo futuro che è il presente, ma il suo contenuto è immodificabile e ne sono pienamente responsabile. Con la morte, tra l'altro, il per sé si tramuta in in sé e scivola interamente nel suo passato. D'altra parte non c'è identificazione totale col passato, e quindi io non sono del tutto il mio passato. Il paradosso antico eracliteo, per cui ciò che dico di me è falso, l'istante dopo che l'ho detto, coglie nel vero. Ma non nel senso che il mio divenire sia una sequenza di stati diversi, cioè di immobilità, come nel paradosso della freccia di Zenone ma perché l'instabilità è ontologica per il per sé. Scrive Sartre il mio essere è eterogeneo ai miei modi di essere. In un passaggio che affronta uno dei problemi centrali della storia della filosofia, Sartre chiarisce dunque che essere e non essere convivono nel divenire, perché sono del tutto solidali e si tramutano l'uno nell'altro continuamente. Non vengono integrati dal divenire, il che sarebbe impossibile, ma lo producono. Perché sono originariamente integrati. È dall'essere che deve sorgere il non essere, ed è dal non essere che deve sorgere l'essere. Scrive Sartre: Il passato è l'in sé che io sono, in quanto superato. Il passato è quindi la fatticità stessa, l'impossibilità del per sé di liberarsi dall'in sé, dalla sua contingenza originale. Non sarò mai diplomatico o navigatore, ma sono un professore. Anche se non potrò mai esserlo compiutamente. Passato e presente sono dunque eterogenei. Sono il passato e non lo posso vivere. Il sentimento di vergogna era per sé quando lo provai. Adesso è compiuto, è un in sé. Di qui anche una certa valorialità e poeticità del passato, che non si rivive mai davvero come tale. In realtà esso è l'opposto del valore, è pura contingenza immodificabile. Il presente è tale di fronte all'in sé, sono qui di fronte alle cose che mi circondano. Ma l'in sé si limita ad essere. Sono io che sono anche presente. Il presente è dunque una struttura ontologica del per sé. Secondo una prospettiva che sembra quasi essere un capitolo aggiuntivo al poema di Parmenide, per Sartre il mondo, l'essere in sé è soltanto là. La coscienza, con una sorta di sacrificio, lo temporalizza e lo fa presente. Il per sé dunque, oltre ad essere testimone del proprio essere, è testimone anche della compresenza, presenza che è però fuga continua, poiché la coscienza nega costantemente la staticità dell'essere. Non solo, in quanto presente, la coscienza non è ciò che è, vale a dire il suo passato, ed è ciò che non è, cioè il suo futuro. Ora, l'in sé è estraneo evidentemente al futuro, essendo piano atto. Solo chi deve essere e non semplicemente, placidamente essere può avere un avvenire. L'avvenire poi è un orizzonte anche passato e presente. Se fossimo confinati nel presente non potremmo neanche immaginarci che esista un futuro. Con un esempio tratto dall'esperienza sportiva del giocare a tennis, Sartre ci dice che ogni gesto sul campo ha senso in vista dei gesti futuri, che quindi spiegano quelli passati. Si tratta di una riproposizione della teoria retrograda del vero che aveva già avanzato Bergson. È nel futuro che si gioca il senso del presente, come tutta l'indagine fin qui condotta da Sartre ha proposto, per quell'ente temporale che progetta di essere che è l'uomo. Il futuro, aggiunge Sartre, è anche il futuro del mondo, a cui do quindi delle possibilità. E il futuro sono io stesso, poiché la mia felicità futura e di quell'io che sono adesso. Ma questo futuro è sfuggente, diventa passato, spesso deludente. Sartre cita qui una frase politica paradigmatica, e cioè come era bella la Repubblica sotto l'Impero. E resta il fatto che il futuro apre altro futuro, e ciò non permette una conciliazione definitiva della coscienza con se stessa. A ben vedere, infine, la libertà stessa che mi apre al futuro lo corrode. Scrive Sartre, io sono il mio futuro nella continua prospettiva di non esserlo. Di qui angoscia e problematicità. La libertà è anche un limite della libertà. E, scrive Sartre, essere libero significa essere condannato ad essere libero. Il futuro non ha quindi essere, non è in sé e neanche per sé, poiché è il senso del per sé. Io, in quanto ente complesso, sono una infinità di possibilità, alcune significative per me, altre solo strumentali. Il futuro è fatto dalle possibilità significative, per esempio poter incontrare un amico che non vedo da anni, mentre quelle strumentali, andarci in trama, automobile, eccetera, rappresentano soltanto il riempimento temporale dei vuoti che ci sono tra i miei possibili significativi. Come Heidegger, Sartre chiama le tre dimensioni temporali delle ecstasi, delle proiezioni. Si accinge quindi ad un'analisi ontologica della temporalità in quanto struttura totale. L'ordine o statica del tempo è quella del prima dopo, che si presenta come irreversibile e separatore, per cui il tempo separa, corrode e guarisce anche. D'altra parte il tempo unisce. Ma non sulla base di un legame esteriore come quello impostato dalla psicologia associazionistica e dagli empiristi come Hume, che trattano gli stati di coscienza alla maniera dell'in sé come degli assoluti irrelati che noi leghiamo artificialmente. Ma Kant ha già mostrato che ogni unificazione suppone l'unità della coscienza e ciò significa anche, dice Sartre, che l'istante precedente ha come bisogno di quello successivo, verso cui è legato intrinsecamente. La soluzione kantiana, che ha sostituito a Dio, io penso, come creatore atemporale del tempo, non è però soddisfacente. Bergsonianamente, Sartre afferma che se il tempo è reale, anche Dio o Lio trascendentale devono aspettare che lo zucchero si sciolga. Devono essere lì. In quel momento, per garantire il passaggio al momento successivo, Leibniz e Bergson ritenevano di risolvere il problema ponendo il tempo come continuo e fluente di per sé. Ma si chiede Sartre, da dove viene la potenza coesiva del tempo? La compenetrazione tra passato e presente, di cui parla Bergson, è certamente un passo in avanti, ma non viene da lui spiegata efficacemente. La temporalità, nella visione di Sartre, è una quasi molteplicità. Egli scrive un tentativo di dissociazione nell'unità. La temporalità non è la mera durata bergsoniana, ma una sintesi di unitario e molteplice, una unità che si moltiplica. Non è un contenitore, anzi, essa non è. La fa essere la struttura dell'essere umano. Scrive Sartre. La temporalità non può che indicare il modo d'essere di un essere che è se stesso fuori di sé. La temporalità ha la struttura della ipseità e il per sé non può che essere temporale. La genesi stessa della molteplicità è umana. Il molteplice viene al mondo con l'uomo. E la realtà umana è come una diaspora, dice Sartre. Un'estasi o distanza da sé che porta il per sé ad un continuo rinvio tra il non essere ciò che è, e l'essere ciò che non è. Non è possibile che la coscienza esista diversamente. Il passato è una struttura necessaria, infatti, di un ente che esiste come un superamento nullificante. In qualsiasi momento noi consideriamo un per sé, esso avrà un passato, una fatticità passata. Sartre ci dice che la coscienza viene dunque al mondo già con un passato e non ha quindi un inizio assoluto. La coscienza nasce infatti negando e ponendo come proprio passato l'essere in sé, cioè, come la definisce Sartre, la notte assoluta dell'identità. E l'in sé diventa ciò che il per sé era prima, il che spiega il progressivo oscuramento dei nostri ricordi precoci e il rapporto di solidarietà inesplicabile con la nostra condizione fetale, che non possiamo né ammettere né negare. Esiste infatti un problema metafisicamente insolubile, che è la spiegazione del fatto che si nasce da un certo embrione. Ma non c'è tuttavia l'equivalente problema ontologico, poiché essere una coscienza significa essere nati, aver negato l'in sé. Altre questioni metafisiche relative all'origine del per sé, dall'in sé, come poteva esserci un in sé prima della nascita del per sé, eccetera, sono da Sartre, destituite di significato, poiché il prima e il poi nascono col per sé, allo stesso modo con cui Agostino rispondeva alla domanda cosa c'era prima della creazione divina. In ogni caso il passato sta al di fuori del per sé, non in quanto oggetto, ma in quanto siamo stati. Sartre lo chiama un compagno inavvertito di una coscienza che è invece tutta proiettata nel futuro. Il passato è il mio legame contingente col mondo e con me stesso. Sono i mille pensieri, le mille abitudini, tutte le familiarità che mi trovo dentro. Il futuro è il non ancora, anche quel presente che sto vivendo, perché se finisco un'azione la compio e la consegno al passato. Il presente pieno è invece inafferrabile, una vana caccia dentro al per sé. Queste tre dimensioni stanno tutte insieme, ma per Sartre si dovrebbe privilegiare il presente rispetto ad Heidegger che invece enfatizza il futuro. Il presente è quel vuoto, quel nulla che è stretto tra la rivelazione di me stesso, che è il passato, e l'assillo del superamento, che è il futuro. Il tempo non è dunque un tempo universale, cosmico, non è l'essere né una legge imposta all'essere. Ma è la struttura intima, il modo d'essere del per sé. Scrive Sartre: il per sé è l'essere che deve essere il suo essere nella forma diasporica della temporalità. Se si passa alla durata, intesa come dinamica della temporalità, Sartre rifiuta l'argomento leibniziano che ogni cambiamento implica una permanenza. Per Sartre si può dare un cambiamento assoluto, come dimostrano anche le esperienze sulle figure sfondo della psicologia della Gestalt. In effetti il per sé cambia tutto intero e si ricrea ex nilo. L'ex presente, divenuto passato, viene cosificato, precipita nel mondo mentre il nuovo presente è l'annientamento di quel presente, di quella cosa, senza peraltro abolirla ma negandola. Ciò vuol anche dire che l'in sé è capace di riappropriarsi del per sé e noi siamo come delle sirene la cui estremità del corpo non è umana. Il passato, scrive Sartre, è una fatalità al rovescio. Il passato è un per sé che ha espresso tutto il suo nulla, ripreso dall'in sé e diluentesi nel mondo la morte segnerà la vittoria definitiva dell'in sé e del mondo potrò ancora esistere come memoria aveva detto in precedenza Sartre come elemento del per sé di qualcun altro il presente metamorfico non è dunque un istante ma l'espressione di una totalità temporale che si rincorre e si rifiuta scrive Sartre la temporalità come durata psichica appare tale solo alla riflessione. La riflessione è infatti uno sguardo interno del sé che è nel tempo verso se stesso. La riflessione nasce dal tentativo simultaneo di sguardo interiore e di oggettivazione della coscienza. Un tentativo impossibile perché anche la coscienza riflessiva è un per sé che sfugge continuamente alle sue determinazioni. Esiste una riflessione pura e una riflessione impura o complessa. La prima è detta da Sartre, vicinanza assoluta, intuizione folgorante e senza rilievo di sé a sé. Non ci sorprende né ci insegna nulla, ma pone noi stessi. Ci svela noi stessi come totalità sempre incompiuta, svelamento che si estende nel tempo, passato e futuro compresi. È il fondamento della temporalità originaria o storicizzante, il puro per sé. Come tale essa non costituisce il punto di contatto tra noi e gli altri e tra i nostri successivi e diversi stati di coscienza. Nella realtà noi viviamo una temporalità psichica esteriore, non storica né pura. Siamo dapprima consapevoli di questa riflessione impura e viviamo per lo più in essa, che è l'oggetto di studio della psicologia, a cui però sfugge la temporalità originaria. Il tempo psicologico tende ad oggettivare e separare i momenti della durata, a farne dei caratteri o delle emozioni ben definite e separate, per poi tentare di connetterle esteriormente. Sartre sembra qui suggerire che letteratura e filosofia hanno il compito di risalire la china dalla durata psichica alla pura temporalità progettante, mostrandola attraverso le sue manifestazioni psichiche ed emozionali. Il rapporto originale con l'essere non è la relazione di due sostanze isolate. La coscienza, presa da sola, è un'astrazione e, inversamente, i fenomeni sono in quanto appaiono ad una coscienza. Ma l'essere dei fenomeni, l'in sé, non è un'astrazione. Per essere non ha bisogno di altro. Si può quindi parlare di un primato ontologico dell'in sé, il quale però, come sappiamo, è il relato estatico. La relazione nasce col per sé e tale relazione assume soprattutto la forma della conoscenza. La conoscenza nasce quindi col per sé ed è una forma di relazione del per sé con l'in sé. Ora, per Sartre, l'unica forma conoscitiva è l'intuizione o presenza della cosa in persona, alla coscienza, come affermava Husserl. Sartre ritiene che deduzione e discorso sono solo degli strumenti per giungere all'intuizione. Se essa viene raggiunta, i mezzi usati per raggiungerla diventano inessenziali. Se invece l'intuizione non viene colta, tali mezzi restano come delle indicazioni verso una certa direzione. Nell'indagine sulla temporalità si è visto poi che la presenza è un modo di essere extatico del per sé ed è dunque estranea all'in sé che non è mai presente a nulla se non a sé. Se il conoscere è una presenza, quindi è tipico del per sé, e la definizione di Husserl va rovesciata. L'intuizione è una presenza della coscienza alla cosa. Se si approfondisce questo tema, diventa subito chiaro che il non essere è una struttura fondamentale della presenza, che è tale in quanto distingue me da quell'oggetto che io non sono. Questa negazione, che è la condizione di possibilità di ogni conoscenza, Sartre la qualifica come interiore e perciò distinta da quella soltanto esteriore che compara due entità dicendo ad esempio che il tavolo non è la penna, senza cioè modificarne in alcun modo l'essere. La negazione interiore è invece quella che riconosce un'assenza determinante, la quale influenza negativamente l'essere, come l'affermazione non sono ricco o non sono bello. Ciò significa, scrive Sartre con il suo realismo anti-idealistico e anti-intellettualistico, che il termine origine della negazione interna è l'in sé, la cosa che c'è. E al di fuori di essa non esiste niente, se non un vuoto, un niente che non si distingue dalla cosa, che per una pura negazione di cui la medesima cosa fornisce il contenuto stesso. L'oggettivismo del materialismo, dal canto suo, è in difficoltà nel produrre da un'altra sostanza oggettiva una sostanza soggetto, ha cioè difficoltà nel determinare e definire la coscienza. Tale difficoltà può essere sormontata riconoscendo che al di là dell'in sé non c'è niente, se non un riflesso di questo niente, tra l'altro definibile solo a partire dall'in sé, precisamente come sua negazione, cioè la coscienza. Ne deriva che nella conoscenza il soggetto conoscente non è, non è coglibile, poiché la negazione d'essere che è la base ontologica del conoscere non è una mancanza né un'assenza. Io non sono ciò che resta tolto l'oggetto, poiché solo l'oggetto è. L'esemplificazione empirica e psicologica di tale relazione gnosiologica originaria è il fenomeno del fascino. Sono affascinanti le cose che si stagliano sul deserto e sul vuoto insignificante che le circonda. Io non mi fondo completamente però con ciò che mi affascina, né le esperienze mistiche di presunta fusione col mondo, cui Sartre cita quelle che Rousseau riferiva di aver provato, o con Dio, sono reali. Sparirebbe infatti in questo modo lo stesso in sé inteso come presenza e dunque sempre relativo ad una coscienza, sebbene irriflessa, istintiva. Sul piano strettamente gnosiologico ciò significa che la relazione soggetto-oggetto non può essere concepita né come mediata né come immediata, né come continua né come discontinua. La mediazione e la continuità sono più facilmente negabili, poiché rendono impossibile la distinzione stessa di soggetto-oggetto e quindi la conoscenza. Ma anche la discontinuità è irrealistica, poiché la separazione tra i due poli della conoscenza è fatta da un niente ipostatizzato, reale, una sorta di, scrive Sartre, spessore non conduttivo, oppure Sartre lo definisce una pura identità negata. Egli avanza qui un felice esempio geometrico per rappresentare tale concetto, evidenziando la relazione speciale che unisce due curve lungo il breve segmento di loro tangenza. Lì esse sono separate da un niente, una pura negatività. Ciò cioè illustra il rapporto di immediatezza che unisce conoscente e conosciuto. L'atto conoscitivo non nasce da una differenza tra io e mondo, ma la pone a partire da un'identità tra io e mondo. Affermare che il mondo esiste non significa crearlo, non è neanche qualcosa che abbia un senso interno al mondo stesso. Il mondo è e basta. Ma dire che il mondo esiste significa aggiungere qualcosa al puro stare del mondo. Significa operare una negatività, quindi distinguere la pienezza dell'in sé dalla pura negatività del per sé o capacità di negare ed affermare che gli è propria, senza che questa capacità modifichi, scalfisca o crei l'essere. D'altra parte la negazione interna che è alla base della conoscenza svela i due poli ontologici ed è perciò da Sartre definita nei termini di una trascendenza realizzante. In questo reale realizzato, cioè il reale posto dal per sé, vi è, secondo Sartre, una circolarità tra l'intero essere che noi poniamo e l'essere singolare. Noi percepiamo qualcosa sullo sfondo di tutto l'essere e reciprocamente tutto l'essere si rivela come sfondo di una percezione particolare. Ciò fa del per sé una totalità detotalizzata, la chiama Sartre, che nega tutto l'essere, che fa sorgere tutto il mondo e che non può mai essere totalmente. Il per sé è una totalità incompiuta, che pone quella totalità compiuta che è il mondo. Nella prima parte dell'opera, infatti, Sartre aveva detto che la coscienza non è la totalità dell'essere umano, ma il nucleo istantaneo di questo essere. L'esserci, la realtà umana, non aggiunge qualcosa all'essere, poiché non è che un effetto della comparsa del nulla. Un nulla che non è un niente, poiché il per sé non è fuori dall'essere. È invece il senso della possibilità che il design deve essere. Vale infatti per la possibilità il rapporto gestaltico, figura sfondo, che abbiamo appena evocato per definire i rapporti tra essere totali ed essere singolare, il questo. Il questo della coscienza è ciò che essa non è ancora, quello che manca alla sua totalità incompiuta. Sul piano ontologico, dunque, continuo e discreto convivono, ne deduce Sartre. Allo stesso modo che, avvicinandosi al fondo di un paesaggio, ne emergono sempre nuovi elementi distinti, che prima erano indistinti e continui, anche il mondo è una tale totalità evanescente, mai compiuta e chiusa. Lo spazio, che per Sartre è sintesi di continuo e discontinuo, non è un essere ma, come per Leibniz, una relazione tra enti irrelati che è istituita dal per sé spazializzante in cui tutto e parti convivono. Non è intuizione perché essa lo presuppone sempre. Lo spazio è l'immagine stessa della instabilità della totalità mondana istituita dal per sé. Non è una forma a priori imposta ai fenomeni, come voleva Kant, ma una struttura tipica di quel niente che il mondo posto dal per sé è rispetto alla compattezza informe del puro in sé. Lo spazio, quindi, dipende dalla estaticità temporale. L'in sé appare infatti al per sé come esteso, ma sappiamo che il per sé nega di essere qualcosa di esteriore e dato, e perciò si lancia nelle possibilità, cioè è estatico. Dunque il per sé spazializza l'estensione. La geometria, che per questo viene da Sartre giudicata una scienza relativa ad uno stadio inferiore del processo conoscitivo, ha dunque come oggetto l'esteriorità omogenea e indifferente ipostatizzata e gli scrive una pura specificazione della teoria astratta della molteplicità. Si tenga conto che effettivamente la filosofia della matematica non è ancora riuscita a risolvere la dicotomia continuo-discreto che l'attanaglia la dai tempi di Zenone che ne indebolisce le strategie fondazionistiche univoche. La soluzione sartriana, quindi, non è astratta, ma al contrario molto stimolante. Per quanto concerne la conoscenza di oggetti, ovvero le scienze delle negazioni esteriori, Sartre afferma che non se ne può negare, sulla base di quanto detto finora, il carattere ideale, poiché l'in sé è aconoscitivo e privo di determinazioni. È il per sé che pone negazioni e determinazioni. Il giornale sulla tavola non sa di non essere la tavola, ma non si tratta di una idealità soggettiva o convenzionale, o idealistica, poiché sappiamo che il per sé non può aggiungere nulla all'essere ed esiste indubitabilmente un essere fuori dalla coscienza. La conoscenza è quindi esteriore tanto all'in sé quanto al per sé, è un niente privo di fondamento sostanziale. Detto ciò, la natura dell'oggetto va approcciata alla luce di un realismo fenomenologico, per cui afferma Sartre le qualità degli oggetti. Sono ontologiche, intrinseche e correlative. Il giallo è il limone e la sua acidità è gialla, mentre il suo giallo è acido. Questa interpenetrazione delle qualità è ben rappresentata dall'impressionismo pittorico di un Cézanne, ad esempio. Sorridendo delle metafore alimentari inconsce di una certa epistemologia kantiano-idealistica, che parla ad esempio di assimilazione dell'oggetto da parte del soggetto, Sartre intende invece fare una descrizione assoluta dell'oggetto. Egli sostiene dunque che le qualità ci sono assolutamente prossime, senza darsi né rifiutarsi. Ma questa vicinanza è anche una distanza. Essa indica infatti ciò che noi non siamo. Come in Proust, per Sartre gli odori sono degli esseri, agiscono dall'esterno su di noi e non costituiscono una sensazione soggettiva. Le qualità sono, e gli scrive, delle gratuità di fatto colte attraverso una libertà. Siamo noi che scegliamo di privilegiare una qualità proiettando sullo sfondo tutte le altre. Questa negazione fa dell'astratto un possibile, un futuro del concreto. L'astrazione non è un'operazione mentale. Ma un modo d'essere del per sé e della sua nientificazione, per cui la negazione esterna, la determinazione di una qualità o di un oggetto, è per Sartre, allo stesso tempo, un in sé e una pura idealità. Si tratta più precisamente della quantità, che è esteriorità pura, non dipende da ciò che viene misurato, e ne esprime la sua indipendenza dal resto del mondo. Così esteriore da essere esteriore al questo ed esteriore persino a se stessa. È l'impalpabile indifferenza dell'essere, che appartiene all'essere, ma che può essere posta solo da un essere esterno all'in sé. Spazio e quantità sono, in effetti, scrive Sartre, il rapporto tra cose che non hanno alcun rapporto, un nulla che il per sé pone come un rapporto. Le categorie husserliane e kantiane non sono che alcune delle infinite maniere con cui, scrive Sartre, la libertà del per sé può realizzare l'indifferenza dell'essere. Tornando all'oggetto, esso è quindi negazione e futuro. Negazione perché determinazione, futuro perché la sua stessa determinazione, la sua identità, comporta una stabilità e quindi una permanenza proiettata nel tempo. Anche le essenze oggettive vengono dunque dall'avvenire e l'astrazione, cioè questa proiezione del futuro sul presente, si rivela un modo necessario perché ci siano delle cose e un mondo. L'astratto è condizione di esistenza del concreto, che va verso di esso ed è annunciato dall'astratto. Il per sé, scrive Sartre, è uno svelante, astraente nel suo essere. Permanenza ed astratto dunque coincidono, così come, in questa prospettiva, astratto e concreto. Forma e materia tendono a coincidere. Come accade per la coscienza, l'in sé del per sé è il valore, cioè la libertà, la fusione impossibile di passato, presente e possibile. Lo stesso per la bellezza, che è uno stato ideale del mondo, quello correlativo alla impossibile realizzazione piena del per sé, per cui noi vogliamo il bello e sentiamo che l'universo ne manca. Il bello è perciò realizzabile sul piano dell'immaginario, dove è possibile autoporsi come in sé e per sé. Normalmente perciò il bello si svela nella sua assenza attraverso l'imperfezione mondana. Il passato del per sé è anche un sapere che prelude al futuro, è il design che introduce nelle cose la mancanza sotto forma di potenzialità. Si tratta tuttavia di potenzialità estrinseche, poiché l'in sé è privo di possibilità proprie, si limita ad essere ed esse sorgono con le proiezioni del per sé sull'in sé. Perciò Sartre le chiama probabilità per distinguerle dalle possibilità umane. La scienza ha come scopo quello di azzerare le possibilità, le potenzialità, e cerca delle relazioni puramente esteriori e stabili. Ma essa non può davvero fare a meno della potenzialità implicata dalla percezione perché la presuppone. Il mondo infatti non ci è dato in una intuizione contemplativa né si può ammettere un primato della rappresentazione o del concetto. Il mondo ci appare nel circuito della ipseità e nel contesto della mancanza della potenzialità. Questa relazione originale, tra l'altro, fonda la nostra affettività, sotto forma di tendenze e di pulsioni, le quali non sono entità che ci abitano, ma sorgono dalla dinamica della coscienza. Prendono la forma di vuoti da riempire, scrive Sartre, e di compiti, una dimensione di finalità di cui le cose sono i mezzi, gli utensili. La scienza vuole spogliare la cosa di questa sua dimensione originaria per coglierne le pure relazioni esteriori con le altre cose. Col risultato però di far evaporare la cosa stessa in una esteriorità assoluta. Tuttavia la relazione per sé-mondo è inestricabile e senza soluzioni o fuoriuscite. Correggendo Heidegger, Sartre dice che non è per inautenticità che il design si perde nel mondo, ma il perdersi nel mondo è strutturale ed invalicabile. Essere nel mondo, scrive Sartre, è perdersi radicalmente nel mondo, e ciò senza potersene dare una ragione o un fine. Così come la scienza, il realismo, il naturalismo e il materialismo vorrebbero sottrarsi a queste strutture esistenziali e finiscono per presentarci il passato pietrificato, come se fosse il presente. Ma il per sé è doppia fuga dal mondo, fuga dal mondo com'era e fuga dal suo essere in quel mondo. Il possibile, scrive Sartre, è il termine libero della fuga. Ma la fuga non ha fine. Noi corriamo verso noi stessi, scrive Sartre, e noi siamo perciò l'essere che non può mai raggiungere se stesso. La corsa non ha un senso dato, ma tale senso è da noi inventato e progettato durante la corsa. Il mondo è fuori del tempo, eppure ha identità priva di temporalità. Il tempo universale, in cui scorrono le cose del mondo, è in verità la nostra temporalità, ma in una dimensione irriflessa, oggettiva, che scorre sulla superficie del mondo. Come tale il tempo mondano non è frutto di una funzione sintetica del soggetto come in Kant o di un divenire ontologico radicale come in Bergson, il per sé è il suo passato ed è il suo futuro, non ha quindi bisogno di organizzarli e non conferisce una durata alla cosa che percepisce. Scrive Sartre che invece il per sé dispone le emanazioni della sua temporalità lungo l'in sé rivelato, come lungo un muro immenso e monotono, di cui non vede la fine. E viceversa, l'in sé non può che manifestarsi come temporalizzato, poiché scrive Sartre, esso appare a una apparizione il cui essere è temporalizzazione. Il tempo mondano ha così una forma fantasmatica. Gli oggetti, scrive Sartre, non durano sono e il tempo cola su di essi. È come se Sartre proponesse un bergsonismo senza durata che fa degli oggetti degli assoluti istantanei con un limite interno che è la loro sparizione. Su questi istanti omogenei lavora l'intelligenza scientifica che però perde il senso della trascendenza dell'oggetto. Sartre si concentra qui sull'apparizione e sparizione degli oggetti affermando che si tratta dell'unica cosa che viene dall'in sé che non sia la sua assoluta immobilità. Apparizione e scomparsa sono però contingenti e non necessari, ambigui, oggettivamente privi di essere, ma che si stagliano come figure distinte e nette solo agli occhi del per sé, che, ad esempio con la causalità pensa all'effetto come apparizione futura. L'in sé non può infatti dialettizzarsi con nulla, per cui ciò che appare non è una novità d'essere, ma essere senza prima o poi. Sartre riconosce che questo punto ci rimane oscuro, visto che non possiamo non temporalizzare e quindi il fenomeno dell'apparizione è di difficile chiarificazione fenomenologico ontologica e deve essere affrontato tramite l'ipoteticità metafisica. Né egli avanza qui degli esempi che possano meglio chiarire la sua posizione, ma si tratta certamente di una concezione del divenire senza annichilimento o creazione come se l'apparire e lo scomparire fossero delle rugosità poste sulla superficie dell'essere, che non è quindi quella perfetta e levigata sfericità che Parmenide affermava. Sono temi solo accennati, ma che sembrano aver influito, forse, sul filosofo italiano Emanuele Severino. Comunque è certo che l'essere si sveglia al per sé sia come immobile che in movimento. Il fatto del movimento, benché contingente e non necessario, va dunque accettato, superando i limiti, Sartre lo dice esplicitamente, dell'eleatismo che non permette di concepire il movimento. Il movimento è indeducibile, si può solo descrivere. Sartre però conferma che il movimento non è il divenire, ma una traiettoria effimera disegnata da un mobile, la quale è tale solo agli occhi di un testimone che cerca di inquadrare spazialmente questo vacillamento d'essere, come lo definisce Sartre. Che cerca cioè di dare un senso alle increspature dell'oceano compatto costituito dall'inse. Il movimento è d'altronde l'origine del tempo mondano. In conclusione di questa disamina gnosiologica. Sartre disegna meglio la sua posizione generale, dandone una versione sintetica e tendenzialmente monista. Non esiste che l'essere. La conoscenza e il per sé nascono dentro l'essere, sono un'avventura dell'essere, l'unica avventura possibile per l'in sé. Il per sé è qualcosa che accade all'in sé. Sartre lo paragona ad un'estasi passiva dell'in sé che tramite il per sé giunge ad essere affermato o nominato. Siamo noi che diciamo c'è l'essere quella che Sartre chiama la negazione affermativa. Con noi, un lampo denominativo squarcia la notte oscura del compatto in sé che da sé non avrebbe potuto denominarsi. Il realismo di Sartre è quindi più realista dei realisti. L'essere è ovunque e le stesse rappresentazioni mentali sono invenzioni filosofiche. Niente mi separa dall'essere, ma proprio perché è niente, questo distacco è insuperabile. Esso provoca la mia denominazione dell'essere e tutte le categorizzazioni che ne faccio, quelle che abbiamo qui elencato, le quali non sono, come voleva Kant, relativizzazioni dell'essere al soggetto, poiché, scrive Sartre, l'essere non è relativo al per sé né nella sua qualità specifica né nel suo essere. Infine, Sartre nota che vi è al fondo della conoscenza un paradosso ontologico, poiché essa ha, scrive Sartre, per ideale essere ciò che si conosce, cioè l'identificazione perfetta con l'oggetto, e, scrive ancora Sartre, come struttura originaria il non essere ciò che è conosciuto. Paradosso insuperabile. Ma ciò non rende la conoscenza relativistica o corrosa dallo scetticismo, poiché l'assoluto c'è e la verità anche. Una verità non umenica che ci restituisce l'assoluto, ma che rimane strettamente umana. L'essere è dappertutto, scrive Sartre, sono assediato dall'essere, ma il mondo è umano. Sartre conclude questa sezione dichiarando che finora non è stato affrontato il problema del corpo, poiché esso va considerato come un oggetto conosciuto e quindi la sua trattazione è secondaria a quella del conoscere in generale. Il corpo, più precisamente, è un conosciuto attraverso gli altri. Ciò che io so del mio corpo, scrive Sartre, procede dal modo in cui gli altri lo vedono. Si scopre così un altro modo di esistenza fondamentale del per sé e cioè L'essere per altri, alla cui trattazione è dedicata la terza parte dell'opera.